Salve, buongiorno a tutti quanti. Indicazioni per la giornata. Allora, che cosa dovete fare oggi sulla piattaforma WeSchool? Ieri c'è stata la prima video lezione, la prossima verrà annunciata prima con una scadenza, quindi dovete pazientare, è pronta. Però, che cosa dovete fare prima? Intanto, tutti quelli che non hanno potuto seguire ieri le attività avranno tutto il tempo necessario per poter seguire la lezione sul patrimonio. Okay? Oggi che dovete fare? Dovete assolutamente controllare se ci sono i compiti sul registro da parte dei vostri insegnanti di classe, quindi andate a controllare Axios, guardate se ci sono dei compiti da svolgere, e poi contemporaneamente sulla classe. Sulle board di WeSchool andate a vedere se ci sono lezioni preparate, e ci sono, ce ne sono molte già, preparate da altri insegnanti della scuola per le prime, per le seconde o per le terze. Quindi andatevi a consultare le lezioni, le board con i contenuti che abbiamo messo per voi in questi giorni. Quindi ognuno è libero di scegliersi se fare matematica, italiano, geografia, piuttosto che lingue o riprendere quella di storia dell'arte, educazione fisica, anche molti. Ok, c'è mia figlia sotto che sta giocando nel salotto, quindi va bene. Allora, quindi oggi che dovete fare? Controllare il registro, svolgere i compiti che vi hanno dato i vostri insegnanti. E, se volete potete scegliere tra le varie lezioni, tra le varie board che hanno messo i colleghi della Poseidone, indicando, andate a leggere per classi prime, per classi seconde, per classi terze, e vi svolgete i vari compiti. Allora, se gli insegnanti hanno previsto di inserire lo svolgimento dei compiti all'interno della board, o vi hanno dato altre indicazioni, seguite le indicazioni dei vostri insegnanti. Altrimenti, tutti i compiti che avete svolto li potete mettere nello spazio che invece ho preparato per tutta la comunità Poseidone, nella board compiti, che quella è una board aperta, avete visto, quindi potete caricare lì. Allora, vi saluto. Forse nell'arco diciamo della giornata vi metto una sorpresa, la sto per preparare. Vi volevo far notare il bellissimo disegno che ha fatto una mia alunna, Flora Bisogni, sul tema della la bellezza della donna. Veramente, veramente notevole questo disegno. E quindi grazie Flora e grazie anche a tutti gli altri alunni della scuola che hanno fatto tantissimi altri bei disegni che poi diventeranno, diciamo, la scenografia dello spettacolo delle mamme, che speriamo di vedere tutti presto. Okay? Quindi buona giornata e mi raccomando, un'ultima cosa, cerchiamo di avere dei tempi, diciamo, di quotidiani di studio equilibrati, ok? Quindi la mattina, che uno è già preparato, è più fresco, è più riposato, dedicare del tempo allo studio, ok? Comunicate con tutti gli strumenti che la scuola ha messo a disposizione, quindi registro, la classe virtuale, ok? E tutto quello che altri insegnanti vi hanno detto di fare in questi giorni, ma attenzione, anche soprattutto io ho questo principio: la sera arrivate le 9, massimo 9 e mezza, la scuola, diciamo, a livello di comunicazione è chiusa. Ok? Quindi anche voi genitori, che cercate di stare attenti che non ci siano, diciamo, consultazioni che vadano oltre un orario, diciamo, che per un giovane non è adeguato. Quindi mi raccomando, la giornata di studio deve svilupparsi in tempi, diciamo, naturali. La mattina, un po' il pomeriggio, e poi si passano le attività in famiglia, ok? Quindi mi raccomando, la notte si riposa, la notte si riposa. Ok? Grazie a tutti e arrivederci.